è stata la Camera Capogruppo perché all'ultimo momento non è potuto intervenire per gli impegni di lavoro improrogabili e comunque nella riunione Capogruppo è stata già discussa questa cosa, è stato predisposto un ordine del giorno insieme a tutti i Capigruppo, ivi compresi quelli della minoranza, quindi Mariano Labbanca, Angelo Lampoglia, insieme ai colleghi, e quindi do lettura dell'ordine del giorno che poi se vedremo voteremo. Il Consiglio Comunale ha preso atto della nota trasmessa dalla Corte dei Letti Basilicata Prot. 187 UT del 7-12-2011 con la quale si sottolinea l'impegno della stessa in un progetto di tutela e valorizzazione del vero Made in Italy agroalimentare alla luce dell'intensificarsi dei rischi di contraffazione e concorrenza sleale verso i prodotti nazionali, considerando il momento di grave crisi in cui il nostro Paese è alla ricerca di azioni e risorse per il rilancio dell'economia e della crescita occupazionale, che il Made in Italy, ed in particolare quello agroalimentare, è universalmente riconosciuto come straordinaria leva competitiva e di sviluppo del Paese, rappresentando l'agroalimentare oltre il 16% del PIL nazionale, che la diffusione del prodotto che la diffusione di prodotti che traggono in inganno la vera origine geografica provoca un evidente danno all'immagine della produzione agroalimentare nazionale, raggirando i consumatori che non vengono messi in condizione di scegliere in modo consapevole, che l'export agroalimentare raggiunge quasi 28 miliardi di euro ed ha segnato anche durante la crisi tassi di crescita del 13%, che l'Italia è il paese dei primati nell'agroalimentare, A, per valore aggiunto per estero, B, per la produzione e l'esportazione di vino nel mondo, C, per la qualità, vantando 231 tra DOP, IGP ed SPG e quasi 500 denominazioni di vini DOC, DOC G e IGT, D, per il numero di operatori del mercato e del mercato biologico, che da tempo la Corte Diretta è impegnata in un progetto di tutela e valorizzazione del vero Made in Italy agroalimentare, su cui intende riportare l'attenzione di questa amministrazione comunale alla luce dell'intensificarsi dei rischi di contraffazione e concorrenza sleale verso i prodotti nazionali, che la diffusione di prodotti che traggono in inganno circa la vera origine geografica realizza un evidente danno all'immagine della produzione agroalimentare nazionale, raggirando i consumatori che non vengono messi in condizione di scegliere in modo consapevole, che il contrasto alla contraffazione ha conseguenze economiche e sanitarie di rilievo tanto per le imprese quanto per i consumatori, sì, che tutte le parti sociali interessate, come industria, armi, eccetera, con un documento unitario del 4 agosto 2011 nella definizione delle priorità sulle quali operare per rilanciare la crescita hanno chiesto di attuare politiche incisive volte alla promozione e difesa del Made in Italy, di qualità quale leva competitiva del Paese, in grado di valorizzare il lavoro, il capitale del territorio italiano, sfruttando il potenziale di penetrazione commerciale all'estero delle imprese italiane, che nel corso dell'anno 2011 il Governo ha assunto importanti impegni finalizzati a scongiurare appropriazioni indebite delle denominazioni protette ed impegni e di propri richiami all'origine italiana dei prodotti commercializzati, che il cosiddetto Italian Sounding è un fenomeno ingannevole e scorretto che oltre a danneggiare la nostra cultura e tradizione vanifica il sacrificio dei nostri operatori abusando del buon nome del nostro paese, ritenuto dover stigmatizzare, condividendo la denuncia riportata dalla Corte Letti, l'utilizzo di risorse pubbliche da parte della Società Italiana per l'Impresa all'Estero, la Siemens S.p.A., destinata a finanziare direttamente o indirettamente la produzione e o la distribuzione di prodotti alimentari che non hanno nulla a che fare con il tessuto del nostro Paese, che l'operazione di sostegno dell'Italian Sounding da parte della Siemens determinano danni gravi in quanto bloccano ogni potenzialità di crescita dell'impresa italiana a causa della saturazione del mercato con prodotti che richiamano qualità italiani senza essere di origine nazionale, impedendo ai consumatori di effettuare una corretta comparazione sulla base della diversa qualità e convenienza con prodotti autentici del Made in Italy, che, come nel caso del gruppo Parmacot, con il supporto Siemens, è stato avviato negli Stati Uniti un progetto che ha portato all'apertura di un punto vendita monomarca a New York e prevede di strutturare una vera e propria catena di locali caratterizzati da un'offerta di prodotti Italian Sounding, che nei punti di vendita è già aperti nei diversi stati, nell'Unione Europea e negli Stati Uniti, dedicata alla salumeria tradizionale italiana, segmento di eccellenza del Made in Italy e sinonimo di qualità e genuinità, si vendono alimenti realizzati con ingredienti e materie prime non italiane,
posto con etichette e marchi che evocano prodotti tipici della gastronomia italiana e della specialità regionale, che l'Italian Sounding sottrae all'economia nazionale oltre 60 miliardi di euro all'anno, che al fine di valorizzare e promuovere il vero Made in Italy si rende necessario porre fine a questa situazione insostenibile e deprecabile, esprime piena condivisione all'azione intrapresa dalla Coldiretti per il sostegno del vero Made in Italy agroalimentare, decide a di fare propria la motivazione adotta dalla richiamata associazione e B, di trasmettere copia del presente ordine del giorno a Sua Eccellenza il Ministro delle Politiche Agricole e Comunitarie e all'Assessore all'Agricoltura della Regione Basilicata, C, alla Federazione Regionale Coldiretti di Basilicata. Grazie. Grazie consigliere. Io penso, ringrazio chi è che ha letto, penso che come stavamo riflettendo, cioè, su un argomento così importante, così almeno il sindaco, poi il vice sindaco, anche sulla seduta urbana, ma perché questo argomento sembra essere un argomento che non tocca nessuno, però la salvaguardia del Made in Italy è fatta anche per salvaguardare i mercati in cui viviamo, è fatta anche per salvaguardare l'autenticità dei nostri prodotti, è fatta anche in funzione di quello che può essere il mercato della filiera corta, è fatta anche nell'ottica di sensibilizzare la cultura, per sensibilizzare anche i nostri territori, perché spesso sui nostri territori si sta realizzando a causa della crisi il fatto che se si compra una cosa a 4 lire, quella è la cosa che conviene di più, mentre se noi spendessimo un euro in più per i prodotti che hanno una certificazione italiana e che hanno un'autenticità italiana del nostro, forse contribuiamo ad alimentare un indotto economico, a mantenere un posto di lavoro, a cercare di creare quel meccanismo a cui tutti tendono ma a cui poi concretamente nessuno va, perché il senso di quest'ordine del giorno è convertire questo meccanismo globalizzato di una concorrenza spietata a tutto e per tutti, dove un prodotto basta che costa poco, poi ci può essere anche il toluene dentro, non va niente, cioè, il meccanismo deve essere un meccanismo legato a quelle che sono la salvaguardia, e penso che su questo io lo dico agli amministratori, perché sindaco e vice sindaco dovrebbe, o almeno uno, questo è un argomento importante su cui pur senza fondi si potrebbe fare una sensibilizzazione, si potrebbe immaginare una filiera che abbia come spicco, noi per esempio nella Lavorevese non abbiamo una tipicità di prodotto per quanto abbiano cercato di fare, eppure abbiamo la lavorazione del maiale in cui eccelliamo in tutto il mezzogiorno, perché chiunque viene da questa parte e assaggia le salsicce che si fanno in maniera diciamo artigianale comunque resta stupefatto, anche questo il far capire che un prodotto può avere un prezzo maggiore, ma non deve essere il prodotto che passa, perché anche qui succede quel sistema che succede lì, alcuni prodotti passano per produzione artigianale a Casereccio, allora forse sarebbe il principio di ideare un consorzio all'interno del quale convergono le realtà produttrici locali a livello di salute. Voi dovete immaginare che nelle Marche sull'uccisione del maiale hanno girato dei video che i turisti vanno a vedere, la stessa tradizione che abbiamo. Allora dico, da questo punto di vista anche può partire uno stimolo che magari è propedeutico di prodotto, che può essere un'idea per il centro urbano, qui noi abbiamo la nostra personalità di sviluppo che vi sottoporremo nel tempo, però dico anche questo può essere un elemento per creare quella sensibilizzazione, perché spesso si sente il cittadino medio lamentarsi dell'aumento dei prezzi e della perdita dei costi di lavoro, però poi puntualmente si va dai cinesi a comprare roba contraffatta e quant'altro, non che me ne vogliono le economie, le altre economie, però in un periodo come questo forse adottare una politica molto simile a quella dei francesi, dove comunque l'estero è ridotto veramente al minimo, forse può essere un elemento per creare quella spinta e soprattutto una mentalità diversa basata veramente sui prodotti delle nostre aree, perché noi qua principalmente dell'agroalimentare che abbiamo, anche se non ci sono grosse produzioni, poi ci sono delle attività collaterali, anche su questo immaginare un'idea di sviluppo e di rilancio del paese, perché questo può sembrare un'azione fatta così, ma è un'azione fatta da Coldiretti Italia a tutti i comuni per rafforzare comunque quello che sta diventando un problema, perché se noi non esportiamo, non è legato solo al fatto che prima svalutavamo la lira e esportavamo anche roba di qualsiasi tipo e di qualsiasi qualità, è legato anche a questo. Lì dove noi eccelliamo sfruttano i marchi all'estero e però non sono fatti con i prodotti che produciamo all'interno di quello che è il nostro territorio. Quindi penso che il
comune di Lavoglia qualcuno potrebbe dire, ma che ci può fare? Però partire una sensibilizzazione, un segnale, un'inversione, una politica che vada in quella direzione, iniziando ognuno con quelle che sono le sue competenze, iniziando a dare un certo tipo di segnale sulla filiera corta e quant'altro. E allora da questo punto di vista io mi auguro che l'amministrazione sappia farne tesoro e comunque anche su questo si possa immaginare un percorso da portare avanti attraverso magari la collaborazione con gli altri, visto che noi ci ergiamo come leader delle aree rurali, come comunque comune leader del lago Negrese. Allora penso che questo debba essere fatto con delle azioni tangibili, e lo dico a partire dalle azioni che farà il nuovo capo di cittadella, in cui forse ci troveremo onorevole esponente del comune a dirigerlo. Allora lì ci dovrà essere comunque una parte per la salvaguardia, parlo anche con il consigliere Carlavagno che ne sa qualcosa, sono stati spesi soldi con il precedente gruppo d'azione locale che non hanno portato e finalizzato a quello che era la salvaguardia.